Ciao a tutti, sono Lorenzo e oggi parliamo del nuovissimo Samsung Galaxy A5. Sigla! Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Esperienza Mobile e a mettere un bel mi piace a questo video, bastano due clic. Però di più, se volete saltare direttamente alle mie conclusioni basterà cliccare sul link che apparirà qua in basso o comunque andare in descrizione. Bene, eccoci qua con il nostro Samsung Galaxy A5, lo accendiamo. Come sempre cominciamo con la scheda tecnica, parliamo di dimensioni. Abbiamo 13.9 cm di altezza, 6.9 cm di larghezza e uno spessore di appena 6.7 mm, anche se la fotocamera è leggermente sporgente. Il peso è di 123 grammi, il display è un 5 pollici, Super AMOLED HD, quindi 294 pixel per pollice, però con matrice Pentile. Il processore è lo Snapdragon 410, quad-core da 1.2 GHz. Per quanto riguarda la GPU abbiamo Adreno 306, 2 GB di RAM, 16 di memoria interna espandibili con microSD, 13 megapixel fotocamera con autofocus flash LED, 5 megapixel quella anteriore, la batteria è una 2300 mAh non removibile, la SIM è in formato nano. Bene, andiamo subito a sbloccarlo, vedete lo sblocco un po' particolare, eccolo qua, abbastanza devo dire piacevole. Parliamo subito di interfaccia di, diciamo, versione di Android. Andiamo su informazioni sul dispositivo. Android 4.4.4 KitKat, che dovrebbe essere aggiornato a Lollipop. Per quanto riguarda la fluidità, devo dire che non è male assolutamente. Non ho mai riscontrato grossi lag, devo dire, al massimo qualche micro scatto ogni tanto, ma veramente occasionali e assolutamente non vanno a infastidire nell'arco della giornata. Per quanto riguarda le impostazioni, abbiamo le solite, però con una in più, come vedete, quella dei temi, quindi possibilità di cambiare temi. Mettiamo per esempio il classico, intanto mi scuso per la voce, però sono veramente molto raffreddato. Ok, ovviamente lo sfondo si può cambiare, però come vedete ha cambiato praticamente solo le icone, il resto è rimasto tutto invariato. Una cosa, insomma, abbastanza nuova, però devo dire che non è questa grande innovazione. Diciamo che almeno però hanno provato a innovare in qualche modo. Usciamo, scusatemi, teniamo premuto ancora per andare su impostazioni e mettiamo quello classico che preferisco. Applica. Per il resto abbiamo le solite impostazioni, quindi possibilità di cambiare l'effetto della transizione. Abbiamo gruppo cut 3D, io metto nessuno, che è più lineare, più fluido, e flipboard personale, che sarebbe un po' come la blink field di HTC. Anche questa sinceramente non la uso perché non mi interessa più di tanto. Toggle rapidi, insomma, solite cose, abbiamo le solite impostazioni, NFC, andiamo qua, abbiamo risparmio energetico, che non serve più di tanto, di questo parleremo dopo, abbiamo due risparmi energetici, uno addirittura che ci va a mettere tutto il display in una scala di grigi, quindi veramente il telefono con quella funzione dura anche 2 giorni che utilizzo medio. Detto questo, parliamo di antenne. Allora, la SIM devo dire che prende nella media. Non ho mai avuto cali di ricezione, veramente da questo punto di vista nulla da dire. Il wifi anche in media, anzi devo dire che è anche abbastanza buono, nonostante comunque le cornici in alluminio assolutamente non ci sono problemi di blocchi del wifi eccetera. GPS perfetto, ho provato Maps come sempre, devo dire che è stato istantaneo anche il primo fix, quindi ottimo da questo punto di vista. Qualità in capsula buona, il volume veramente altissimo secondo me, veramente molto potente, molto più di altri Samsung come ad esempio anche il Note 4 S5, quindi devono aver cambiato la capsula evidentemente. E è buono anche il microfono, ci sento bene anche dall'altra parte. Qua in alto abbiamo il secondo microfono per l'eliminazione dei frusci. Una cosa che non mi piace, non c'entra molto con l'antenna ma la dico, è la mancanza del flash LED. Quindi già con questo Samsung hanno tolto la possibilità di rimuovere la batteria, che insomma è uno dei primi Samsung che ha questo difetto tra virgolette, però secondo me quello più grave è assolutamente la mancanza del LED di notifica, che insomma ormai sui Samsung mi ero assolutamente abituato a vedere, qua sicuramente mi manca. Abbiamo comunque tutti gli altri sensori, i tasti retroilluminati e anche il tasto fisico home, fortunatamente. Proseguiamo e parliamo come sempre di fotocamera. Andiamo qua, 13 megapixel, allora, facciamo una foto al volo come sempre, scatto abbastanza rapido e anche a messa a fuoco non è male. Devo dire che a volte fa fatica a mettere a fuoco quando si va da oggetti molto vicini, quindi le macro, non sempre le mette a fuoco precisamente, bisogna fare magari un tap di troppo, comunque insomma alla fine si riesce senza problemi. Solite impostazioni, qua dovevo dire di togliere il menu, comunque a parte questo, impostazioni, abbiamo anche delle modalità che sono bene o male le solite, quindi
panoramica, note, animazioni, possiamo anche scaricarne altre, quindi anche foto in sequenza e un sacco di altre foto. Video vengono girati in Full HD, non sono male, l'audio forse è un po' bassino, però nel complesso devo dire che sono buoni. Andiamo a vedere le foto. Questa è una prova che facevo per vedere la messa a fuoco, e anche qua, sì, la messa a fuoco è abbastanza bene. Vabbè, lasciamo stare questa. Questo è un selfie con la fotocamera anteriore da 5 megapixel. Devo dire che è venuta, boh, bene. Diciamo che ovviamente è sovraesposta perché avevo il sole dietro, però nel complesso non ci ha fatto male. Questa è la solita col cartello. Definizione, vedete che è buona anche sul display, sul computer si vedono bene, la macro è venuta molto molto bene. Guardate qua, sicuramente una ottima macro, e anche la casetta, insomma, è venuta bene. Diciamo che secondo me è leggermente inferiore alla fotocamera di un S4 per intenderci, però è buona, è sicuramente una discreta fotocamera. Ripeto, non è la migliore 13 megapixel che ho visto, però in generale si comporta bene anche con il flash. Non è male, ovviamente foto senza flash al buio hanno parecchio rumore video. Andiamo a parlare del display, quindi galleria, video prova, mettiamo il solito video di prova. Allora, come vedete, boh, potrei anche alzare la massima luminosità. Come vedete, boh, la fluidità ovviamente è molto buona, comunque il processore lavora bene, anche la GPU non è male, questo è un video in Full HD molto pesante. Colori molto saturi, è un Super AMOLED, quindi siamo abituati. Diciamo che anche qua abbiamo la possibilità di andare in impostazioni per cambiare le varie saturazioni, quindi in questo momento abbiamo dinamico, però possiamo mettere anche sul filmato per rendere il display più naturale. Comunque detto questo, ottimi gli angoli di visione. La luminosità massima è buona, non è ottima, ma da sole, insomma, se, a meno che non sia un sole veramente estivo pesantissimo, si vede senza grossi problemi. E nel complesso devo dire che insomma il display non è male, l'unico vero problema è come sempre la matrice pentà. Io penso che su un telefono da 400 euro nel 2015 ormai sia il momento di mettere o Full HD Pentile, che così almeno i pixel non si vedono, se no gli HD assolutamente con matrice RGB, perché avere solo due subpixel per ogni pixel in questo caso si vede assolutamente. Già su S3 si notava qui, stando già a 10-15 cm si può scorgere soprattutto nei bianchi o in alcuni colori, questa piccola griglia nera, non sono propriamente i pixel, è la griglia praticamente di separazione che si forma a causa appunto della mancanza di un subpixel, quindi devo dire che è leggermente fastidioso. Ovvio che per i meno pignoli non c'è alcun tipo di problema, però per quelli un po' pignoli che vogliono veramente un bel display, questo secondo me è un po' un punto a sfavore. Neri assoluti, i bianchi devo dire che sono bianchi assolutamente, per essere un AMOLED non tendono troppo né all'azzurrino né al giallo, quindi discreti. Per il resto, insomma, abbiamo già detto, fluidità come vedete buona, anche il touch reagisce sicuramente molto bene. Andiamo a sentire la musica, ho sbagliato, scusatemi. Musica, aggiunta di recente, no, Pompei. Allora, cosa dire? Devo dire che il volume è bassino, secondo me. Mi aspettavo qualcosina di più, la posizione anche non è ottima, però devo dire che grazie alla sporgenza della fotocamera, insomma, anche appoggiandolo su superfici piane come questa, il suono non viene attutito, c'è anche un po' effetto di cassa di risonanza, ovviamente se lo mettete su un cuscino non sentirete praticamente nulla. Parliamo come sempre di giochi e benchmark, quindi partiamo da questi ultimi, con l'Antutu. Punteggio nella media per questo processore, abbiamo fatto il solito 21-20-21.000, che sembra poco, ma in realtà sappiamo che i benchmark non sempre indichino le prestazioni effettive del telefono. In questo caso devo dire che il telefono gira tranquillamente meglio di tanti processori MediaTek octa-core che hanno anche 28.000, quindi il punteggio è comunque relativo, però ve lo mostro. Giochi, andiamo a vedere il solito Real Racing senza liberare la RAM, perché abbiamo 2 giga che sono secondo me più che sufficienti. Io continuo a dire che da 1,5 giga in su veramente tutto è molto buono, anche 1 giga su molti telefoni va più che bene, quindi insomma non penso che questo sia un problema. Posso dirvi subito che il telefono non scalda tanto quando si gioca, nonostante lo spessore,
processore non è molto energivoro e sicuramente anche i gigahertz abbastanza bassi, 1.2, non vanno a scaldare troppo il dispositivo. Scartiamo. Ovviamente ho provato come sempre anche Beach Buggy e con dettagli al massimo gira bene, diciamo che anche lì dei micro lag ogni tanto, ma nulla di eccessivo. Andiamo a cambiare la visuale, vedete che non abbiamo i dettagli, potrebbe benissimo reggere secondo me, ma forse per renderlo ancora più fluido preferisco non metterli. Come vedete, fluidità buona. Giocando una ventina di minuti di fila, sicuramente anche qua ogni tanto si può vedere qualche piccolissimo lag, ma ripeto, nel complesso anche per giocare questo telefono può dare buone soddisfazioni sicuramente, senza, ripeto, consumare troppa batteria. Passiamo a parlare del browser, usiamo il browser di serie. Come dico sempre, ultimamente sto utilizzando molto Chrome e di questo me ne vergogno un pochettino, visto che l'ho sfruttato per tutto l'anno scorso, però è da dire che è migliorato parecchio negli ultimi anni, nell'ultimo anno con gli ultimi aggiornamenti. Ecco qua, stiamo caricando con il segnale HSDPA. Aspettiamo, versione desktop. Sito abbastanza pesante, come vedete, insomma, problemi soliti di rendering delle immagini, delle scritte, schermata nera, però per il resto invece devo dire che non è male, il pinch è bello reattivo, il pan anche, si naviga senza problemi, sicuramente anche le scritte in piccolo si vedono bene, i 5 pollici sono dimensione corretta insieme ai 4.7 secondo me, o ai 5.2 se le cornici sono ottimizzate, qua le cornici sono ben ottimizzato, insomma è nella media, è bello stretto, si tiene bene in mano. Comunque detto questo, come dico sempre, il problema di rendering è dovuto al fatto che lo scrolling è ovviamente troppo veloce. Se Samsung rallentasse un pochino questo effetto di scrolling, secondo me non avremmo questi problemi magari di rendering. Comunque adesso vedete che non ci sono, quindi insomma, in generale devo dire che anche il browser non è affatto male. Ovviamente può capitare quello che è successo prima. Detto questo, parliamo di batteria 2300 mAh, cosa dire? Il primo giorno non mi è durato tantissimo perché ovviamente io lo sto utilizzando da sabato, quindi sono 4 giorni pieni, diciamo. Il primo giorno non mi è durato tanto perché ovviamente la batteria ha bisogno di tanti cicli. Già facendone 4 ho visto dei miglioramenti, diciamo che con un utilizzo medio si arriva tranquillamente a dopo cena, insomma, dalle 7 di mattina alle 10 senza problemi. Comunque il processore, come ho detto, non consuma tanto. 2300 mAh sono sufficienti, ho provato altri telefoni con processori comunque con batteria inferiore, stesso processore, e anche quelli ci portavano a sera, quindi anche questo, anche grazie al display solo tra virgolette HD, non è un problema. Per di più abbiamo un AMOLED, quindi con sfondi scuri consuma ancora di meno. Io utilizzo comunque sfondi abbastanza scuri, bastano utilizzare, se voi mettete uno sfondo bianco sicuramente il telefono consuma di più. Comunque detto questo, utilizzo invece intenso, secondo me in questi giorni ho provato, sono arrivato a cena col 10%, poi ovviamente adesso lo proverò ancora qualche giorno perché farò anche vari confronti e quindi vi saprò dire ancora meglio nei confronti. In ogni caso, secondo me la batteria è assolutamente più che sufficiente per un device con questo processore. È da dire anche che però non è movibile, quindi magari avrei usato mettere anche una 2005, però visto lo spessore magari non è stato possibile. Bene ragazzi, siamo alle conclusioni. Come sempre parliamo del prezzo, che per questo device al lancio è di 399 euro. Sicuramente il prezzo secondo me è eccessivo, di almeno 50-70 euro anche per Samsung, in quanto l'hardware è molto molto simile a quello del Galaxy A3, che costa 100 euro in meno, e il processore addirittura è lo stesso che troviamo sul Galaxy Ace 4, che costa 150 euro. Quindi già questo devo un attimo farci capire che il prezzo potrebbe essere un po' eccessivo. È vero che online comunque si trova già sui 3,50 fortunatamente. Per di più vi dico che esiste anche una versione dual SIM, quindi per chi fosse interessato in un telefono così con due SIM si può trovare online abbastanza facilmente. Non farò la recensione perché comunque la scheda tecnica è la medesima, quindi praticamente cambia soltanto che la batteria con due SIM durerà un po' di meno fondamentalmente e basta. Detto questo, parliamo un po' dei pro e dei contro. I pro sono sicuramente il design e i materiali, perché è la prima volta che troviamo su un terminale di fascia media di casa Samsung alluminio, cosa che già era fino all'anno scorso impensabile sul top di gamma. Quest'anno addirittura lo troviamo su questa nuova serie A di fascia media, quindi questo ci vuole far capire insomma che Samsung sta cambiando rotta. Addirittura si parla di veto per il Galaxy S6 e ci sono rumors di questo genere, quindi insomma sembra che Samsung abbia capito che gli utenti vogliono non solo plastica ma anche qualche materiale insomma un po'
un po' più piacevole da toccare. L'assemblaggio infatti è eccellente, anche in rete è un policarbonato, però è un policarbonato diverso dal solito, è un policarbonato opaco, anche leggermente ruvido, che mi dà sicuramente una buonissima sensazione, non è neanche molto scivoloso, devo dire. Tutto qua, i vantaggi sono questi. Per di più, in questo spessore veramente ridotto di 6.7 mm, quindi si parla di spessore livello iPhone 6, 6 per intenderci, 6 Plus, quindi veramente molto sottile, sono riusciti a mettere una 2300 mAh, quindi una batteria che con utilizzo medio ci porta dopo cena senza problemi. Anche qua sicuramente tanto di cappello da questo punto di vista. Anche la fruttata e le prestazioni generali, come avete visto, sono buone grazie al processore che, insomma, va abbastanza bene e non consuma neanche tanto. Quindi nel complesso mi sento di promuoverlo da questo punto di vista, perché comunque anche la nuova touch è più leggera rispetto alle vecchie, e devo dire che non ho trovato impuntamenti in questi giorni che diano fastidio. Comunque penso che anche nel corso dei mesi possa reggere bene grazie anche all'aggiornamento che penso dovrebbe arrivare a Lollipop. Parliamo dei contro, che secondo me sono fondamentalmente uno e mezzo, due, diciamo. Il primo, secondo me, il più grande, oltre al prezzo, ma quello, come abbiamo detto, non è un problema, perché online si trova già a 3,50, scenderà sicuramente a 3,20 tempo qualche mese, quindi vabbè, quello possiamo, e diciamo che 300 è già un prezzo più accettabile. Però il suo tallone d'Achille, secondo me, è il display. Adesso io non voglio dire che abbia un brutto display in assoluto, perché non ha un brutto display, ovviamente, comunque un pannello HD, quindi non può essere così male, però trovo inconcepibile che su un telefono nel 2015, su un telefono da 400€, mettano ancora una matrice Pentile, perché, per chi non lo sapesse, lo ripeto, Pentile vuol dire che ci sono solo due subpixel per ogni pixel, quindi vuol dire che controlla RGB, che ha tre subpixel, quindi alla fine la definizione effettiva non sono 294 pixel per pollice, oppure diciamo che lo sono, ma in realtà l'occhio riesce a vedere la griglia dei pixel di fatto. Infatti se voi andate in negozio e prendete per esempio un Galaxy Note 3 Neo, ok, e questo terminale, nonostante questo abbia una densità più alta del Note 3 Neo, vedrete che i pixel si vedono di meno sul Galaxy Note 3 Neo, perché quello di la matrice RGB, nonostante sia un Super AMOLED, quindi comunque stanno a 15 cm e non vedete assolutamente nessuna piccola griglia nera. Qua si vede, quindi secondo me o si doveva mettere un Full HD, avrei visto benissimo quello del Galaxy S4, che tuttora trovo un buon pannello 5 pollici, quindi si poteva benissimo trapiantare in questo dispositivo, ma hanno voluto mettere questo 5 pollici HD abbastanza inedito, perché comunque il Galaxy Alpha è un 4.7 mi sembra, quindi anche lì hanno messo un 5 pollici HD, che insomma non ho visto su altri terminali Samsung finora, quindi insomma una soluzione che non apprezzo, soprattutto per il prezzo, perché se costasse 200€, 250 ci potrebbe stare, 400 sicuramente no. Quindi il display, no, ripeto, non è male in generale, però per quelli pignoli come me sicuramente si accorgeranno della griglietta, e questo darà fastidio, perché è una griglia che si vedeva sul Galaxy S3 due anni fa. Ecco, chiuso quindi parentesi display. Altri piccoli difetti sono la mancanza del LED, come ho detto, cosa che mi dà molto fastidio, visto che Samsung li ha sempre messi, non capisco perché adesso debba toglierli, lo trovo veramente utile, qua mi ha dato fastidio la mancanza, e la mancanza della batteria removibile. Per me non è un grossissimo dramma, però so che per molti è un grande vantaggio, quindi spero che anche Samsung non lo faccia in tutti i dispositivi, ma solo in alcuni, quindi però che almeno metta una buona batteria, come in questo caso penso che anche la batteria possa reggere due anni senza perdere più tanto la sua capacità. Detto questo, cosa dire? Le dimensioni sono buone, è abbastanza maneggevole, è un 5 pollici, insomma, anche le cornici sono ben ottimizzate, si tiene abbastanza bene in mano, il peso è molto buono, anche in tasca non dà fastidio, quindi da questo punto di vista nulla da dire. Cosa dire? Se dovessi dare un voto, darei un 7,5, 7,8, non di più, ovviamente aspettando che i prezzi calino, quando arriverà a 300€ potrebbe essere sicuramente una buona alternativa. È da dire che sto provando la 3, che mi sta convincendo un po' di più di questo A5, ovviamente non mancheranno i confronti, quindi state connessi. Vi ricordo come sempre, mettete un bel piace al video, condividilo, eccetera eccetera. Per questo video direi che è tutto, se avete domande particolari fatemele pure nei commenti, cercherò di rispondere, anche se siete sempre più numerosi, quindi è sempre più difficile rispondere a tutti, ma ci provo. Ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!